Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Flamia Gioca. Oggi ho intenzione di prendere una pausa da Corpse Party e di soddisfare una richiesta speciale del mio amico Lorenzo. Lore, questo lo faccio solamente per te. Non so perché, è l'unico motivo, davvero. E sento che sto per odiarti. Comunque, come potete vedere, oggi giocherò a Slender, le 8 pagine. Questo gioco è abbastanza noto ormai, non credo di doverne parlare. Però, nel caso non lo conosciate, sappiate che Slenderman è una creatura mitologica di internet. Sì, siamo nell'era in cui le creature mitologiche si creano su internet. Benvenuti nel 21° secolo. Comunque, in pratica devi andare in questa foresta e cercare 8 pagine con 8 disegni e scritte e fare in modo che Slenderman non ti prenda. E questo tutto qua è molto semplice, è un gioco estremamente semplice e terrificante. Perciò non perdiamo altro tempo e partiamo. È un po' diversa la schermata di interfaccia da come me la ricordavo, quindi presumo che abbiano fatto qualche update. Ok. Probabilmente questa sarà una puntata molto breve perché io sono una che si caga in mano. Ok. Dunque, siamo nella foresta. Ah. Ok. Bene, ho messo grafica buona, speriamo non mi laghi troppo. Per il momento tutto bene, come potete vedere questo gioco è stato fatto, credo, sul Unity Engine, non ne sono sicura. Però sono grafiche abbastanza semplici, vedete. Ma comunque l'atmosfera riesce a trasportarti abbastanza, specialmente quando cominci a trovare le pagine, e vedrete il perché tra poco. Ora, mi chiederete probabilmente, com'è che se conosci già questo gioco, stai giocando, vuol dire, non è che ti rovini la sorpresa? No. A parte che non c'è niente da rovinare, davvero, vista la semplicità del gameplay. Però, la cosa di questo gioco appunto è l'atmosfera. Non importa quante volte l'hai giocato, ti fa comunque cagare sotto. E credo che un sacco di altri YouTube player possono testimoniare per me. E mi sono già persa. Dove cazzo vado? Di qua. Credo ci sia possibile correre. Ah, questa abbassa la... Ah, questo zoom. E come faccio a tornare indietro? No, voglio tornare indietro. Ah, ecco. Cool. Va bene. Boh, io vado di qua. Non mi ricordo come si fa a correre. Credo... No. Ah, si corre così, va bene. E abbassa la torcia, perché chiaramente sei un deficiente che non riesce a tenere su. Sei un menomato. Va bene. Oh, ma dove cazzo vado io? Dove sono ste pagine? Non me la ricordavo così grande sta foresta. Che bel cielo. Ma poi, perché io sono in questa foresta? Cosa sto facendo? Perché sto cercando queste pagine? Perché, anche sapendo che c'è Slenderman che mi cerca, io sono qui? Domande di Katzenger a cui una risposta non è stata trovata, perché sono troppo stupide. Allora, questo è un monolito e credo che ci fosse una pagina qui da qualche parte. Ah, oh via. Ecco, ci siamo. Oh. Perché? Perché mi faccio queste cose? Perché? Partirà un urlo, quindi preparatevi. Abbassate il volume, fate le dovute preparazioni. Il fatto è che Slenderman nelle prime pagine, le prime due pagine, probabilmente ancora non appare. Però ogni tanto cominceranno ad apparire interferenze statiche, scariche statiche. Smetti di tamboreggiare, Dio buono! La nebbia c'era già prima, non me lo ricordo. Sono già in panico. Ah.
La gatta scurreggiata. Mi ci mancava. Grazie, grazie per il contributo. Sono apprezzo. Ah, ma l'hanno ingrandita. Io giuro su Dio, l'hanno ingrandita sta foresta. Non è possibile. Chi è quel mone che ha ingrandito la foresta? A proposito, la protagonista del gioco a quanto pare una ragazza, perché quando smette di correre e comincia a ansimare perché non ce la fa più, da quel che mi ricordo. Ah, eccoci. No, no, ma stiamo scherzando? Vabbè, leviamoci il dente, almeno. Ah. Perché? Perché sto facendo questo? Cos'è la mia vita? Ok. Vai avanti. Non guardate indietro. Can't run? Non posso correre? Vaffanculo, posso correre come? Problema è che non posso nascondermi. Ciao Slendy! Come andiamo? Ah! Ho trovato il bagno! Dai, 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 dai! Corri, corri, stronza, corri! Ah! Ok, ho trovato il bagno. E ora devo entrarci. Che bella la vita! No, devo tornare indietro. Affanculo. Io odio, odio, odio questo edificio. Odio questo gioco, odio la mia vita, odio Slenderman. E odio anche te, Lorenzo. Perché mi hai fatto fare questo? Perché? Perché? No. Vaffanculo. No, io non ci rientro. Vaffanculo. Te e le tupaggini. Che non so chi cazzo le ha appese. Vaffanculo anche a lui. Ah, non sopravvivo a questo gioco, me lo sento. Ma io mi ricordavo che cominciava a apparire solo dopo la terza pagina. Perché comincia a apparire anche adesso? Affanculo! Anche ai sviluppatori del gioco! Mortacci vostri! Ok, calma. Sono lucida e padrona di me stessa. No, mi sto cagando sotto e morirò presto. No, ma se io non sopravvivo a questo, non ho idea di come farò a sopravvivere a altri giochi che voglio fare, tipo Outlast, Amnesia. Smetti con sto tamburo, Dio buono. Sicché, Slenderman, vi parlo un po' di lui nel frattempo che continuiamo. Slenderman è nato praticamente, la leggenda di Slenderman si è originata da una fotografia che questo tizio postò su un sito per un concorso, una foto modificata, che mostrava questa figura altissima, snella, appunto slender. No, 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 fottiti, te e tua madre. No, no, no. Ok,
questa figura snella che a quanto pare da quello che c'era scritto sotto la foto aveva causato un incendio, quantomeno quanto credo, e in quell'incendio comunque erano scomparsi dei bambini e quindi da lì si è gonfiato, è diventato questa creatura che è apparsa in tantissime altre foto, qualcuno ha anche modificato. Oh bene, le taniche, vai, siamo all'Agip. Che dico all'Agip, all'Eni, vai. Dov'è quella cazzo di pagina? Ok, quindi il mito ha cominciato a gonfiarsi, sono state create delle immagini ad hoc, qualcuno ha addirittura fotomanipolato una incisione del 15° secolo, credo, di un autore tedesco. No, oh, no, no, che ho fatto? Ho trovato la pagina. Ah, no, 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 fottiti. Sì che Slenderman è diventato un vero e proprio fenomeno pop, culturale. Lo so che c'è una pagina in quel bagno, ma non ci voglio stare dentro, va bene? Andate a cacare tutti quanti. Non mi sono neanche resa conto di aver preso una pagina. Oddio. Oddio. No. No, per favore. Alzati tutti. No, non voglio. Continuo a commentare. Bene, continuo a commentare. Sono stati creati molti video, immagini, storie, creepypasta, di tutto di più. Tant'è? Oddio. Oh, ok, il cancello. Oh, il cancello, cazzo, sono al limite. No, perché? No. Tanto vero, appunto, che alla fine, come tutte le cose, a un certo punto ha cominciato a diminuire in popolarità. E per carità, è ancora qualcosa di molto molto noto e parodia. Ah! No, no! Ok. Due? Oh, due? Ma come? Clicca per continuare? No! Temo di no. Ok, direi che è andata benissimo per la prima volta. Almeno non mi sono cagata sotto, ecco. Almeno nel senso letterale del termine. Vabbè. E grazie mille per avermi seguito in questa piccola intermissione. Presto metterò su altre puntate di Corpse Party. Vaffanculo Lorenzo. E ci vediamo tutti quanti, puzzoni. A presto. Ciao ciao.